Cari telespettatori, buonasera a tutti, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con la Casa degli Italiani. Questa sera al mio fianco per la seconda volta Riccardo Andreini, titolare di Edilizia al Quartino, la seconda conduzione con te. Innanzitutto, perfetto. Come stai? Tutto a posto, grazie. Tutto contento a posto. Di essere qua. Bene, bene. Ti è piaciuta la prima puntata? Sì, no, bella. Ci hai promesso, ci avevi promesso che ci avresti portato a vedere quello che è il cantiere più importante che state realizzando proprio in questi giorni. E per questo motivo oggi chiaramente siamo qui per farvi vedere lo speciale di questo cantiere di Sesto San Giovanni. Prima però volevo chiederti, per chi si fosse perso la prima puntata, di raccontarci un pochino la storia della tua azienda. Per rivederla, perché questa cascina è veramente qualcosa di magico, si è può dire. È particolare. È particolare, molto particolare. Riccardo, voi che tipo di lavorazioni effettuate e soprattutto dove lavorate? Vedere anche questa lavorazione. Il prossimo giro andiamo di là. Esatto, esatto. Allora Riccardo, ti chiedo, secondo te, qual è la forza della tua azienda? E anche, unito a questa domanda, ti vorrei chiedere quali sono le difficoltà a cui si va incontro quando si ha un'azienda e una realtà come la tua? So che non è una domanda facile. No, per niente. Perché magari ce ne sono tante, magari ce ne sono poche, però mi piacerebbe saperlo. Allora, noi andiamo bene fondamentalmente. Servizio interessante questo, perché ci hai proprio raccontato step by step quali sono tutte le lavorazioni. E poi tra l'altro c'è anche una chicca che fa abbastanza ridere, perché io ho sbagliato outfit e sono andata nel cantiere. Era la prima volta nella mia vita, sono andata in un cantiere con i tacchi. Vabbè, comunque. Mai visto nessuno con gli tacchi. Eccoci in studio. Allora Riccardo, abbiamo visto che ti ho fatto abbastanza ridere quel giorno, perché non sapevo di salire proprio concretamente sul cantiere. Certo, a mia discolpa, questa è la mia seconda puntata della Casa degli Italiani, quindi la prossima volta quando ci farai vedere l'altro cantiere di cui parlavi, la villa, verrò vestita un attimino. Sai come attrezzarti. Esatto, esatto. No, comunque a parte gli scherzi, è veramente un cantiere molto grosso, sì. Una lavorazione molto grande, grazie per avercelo fatto vedere. Tutti quelli che sono gli step, uno sì, dopo l'altro. Mano. Esatto, per fare una lavorazione del genere. Ti chiedo, quanto secondo te è importante per una realtà come la tua dare una buona immagine? Mi spiego meglio. Quando ti presenti, quando presenti la tua azienda, avere una buona comunicazione e di conseguenza un buon biglietto da visita. E questo racchiude chiaramente anche tutta la parte di comunicazione, che può comprendere i social network, che può comprendere il vostro sito, eccetera, eccetera. È totale. Adesso diventare un SPA, quindi penso che ci arriverò. Noi chiaramente te l'auguriamo. Vuoi ricordare il vostro sito se magari ti volessero contattare? È terminato. Io ti ringrazio, grazie per essere stato qui questa volta e la volta scorsa, grazie per averci fatto vedere questi lavori meravigliosi e, dato che la volta scorsa ci hai promesso sì, andiamo a vedere, adesso ti chiedo, non ce lo promettere, ma magari ci farai vedere l'altro. Grazie anche a tutti i telespettatori che ci hanno seguito da casa. Vi ricordiamo che la Casa degli Italiani va in onda tutte le settimane, il giovedì sera alle 22:30 e anche il sabato alle 13. Inoltre potete seguirci sul nostro canale di YouTube La Casa degli Italiani, dove mettiamo tutte le puntate. Mi raccomando, seguiteci anche sui nostri social. Ci vediamo settimana prossima. Buona serata.